Loredana Russi, alla seconda presentazione del suo libro, siamo in Biblioteca Provinciale, un libro che parla di un capitolo inedito della storia di Foggia che lei ha ripercorso, un libro che parla anche di una saga familiare. Come nasce l'idea di questo libro? L'idea nasce essenzialmente dalla mia passione per la storia. E proprio in virtù di questa passione, un giorno vedendo un programma in TV, La storia siamo noi, ho sentito il nome di un nome e cognome, Pasquale Balsamo, e poiché erano il nome e cognome di un cugino di mio padre, ho chiesto subito a papà di accendere sul Rai 3. E poi insomma parlavano proprio di tutta la storia di questo personaggio che noi sapevamo, sia io che mio papà, ovviamente la nostra famiglia sapeva che era stato un partigiano, ma non che fosse stato un personaggio chiave della resistenza romana. Quindi questa cosa mi ha incuriosito al punto che ho cominciato ad approfondire la storia della resistenza e soprattutto ad approfondire tutte le parti che parlavano di Pasquale Balsamo. E così mi è venuta anche la curiosità, ovviamente, di cercare, lui ormai era deceduto, e la curiosità quindi di cercare i parenti e il figlio, perché sapevo che esisteva, c'era un figlio, ma mi è stato molto difficile trovarlo perché il telefono era intestato alla moglie, insomma, quindi non racconto tutte le peripezie, però alla fine ci sono riuscita, ho trovato finalmente il figlio ed ho trovato soprattutto il diario, perché io sapevo dell'esistenza di questo diario perché studiando la storia dei partigiani, dei suoi compagni partigiani, molti dicevano che Pasquale Balsamo era il più simpatico dei partigiani e che aveva scritto un diario bellissimo della resistenza che non aveva mai voluto pubblicare. Il libro parte proprio da questo diario? Parte dal diario e parte dal diario perché lui è nato a Foggia, nacque a Foggia nello stesso palazzo di mio padre, Palazzo Trifiletti, in Corso Garibaldi, ecco perché il titolo del libro, e praticamente questi due cugini, mio padre e Pasqualino, erano molto molto legati fra loro, ma divisi nel giudizio sul duce. Mio padre era infatuato dalla figura di Mussolini, mentre Pasqualino, che poi avevano rispettivamente 7 e 10 anni, ma Pasqualino era già molto critico allora nei confronti del fascismo. E quindi mio padre mi raccontava un po' i dialoghi fra lui e Pasqualino, e quindi io ero sempre più curiosa. E poi queste cose le ho riprese nel diario, fra l'altro le ho ritrovate perché lui racconta dei cugini, degli zii. Poi lui venne trasferito a Roma con la famiglia e una volta trasferito a Roma cominciò a frequentare gli ambienti antifascisti e poi ad entrare addirittura nei GAP romani. Il suo libro non ha ricevuto il patrocinio dal comune, c'erano state delle polemiche a riguardo? Sì, è vero, però ormai queste polemiche sono del tutto sopite, insomma, anche perché forse ci sono state delle incomprensioni, forse il sindaco aveva degli impegni maggiori in quel periodo, per cui io preferirei che i riflettori puntassero sul libro che su questa polemica.